Nel Salva Messina previsto il taglio del 50% ai servizi sociali, fuori la cooperativa Santa Maria della Strada di Padre Pati, dalla casa di Vincenzo entro fine mese potrebbe chiudere Casa Serena. La situazione delle casse comunali è drammatica, non hanno dubbi i consiglieri comunali che vorrebbero aver avuto più tempo per analizzare dati e trovare altre soluzioni, non così drastiche. Nuova campagna di scavi nel Barcellonese, si scava alla ricerca delle armi delle famiglie mafiose della zona, a disporre le ricerche la procura. Comincia a muoversi qualcosa al Teatro Vittorio, l'assessore Pappalardo ha nominato l'ex city manager Gianfranco Scoglio come sovrintendente, ha approvato il bilancio 2018. I giallorossi si qualificano agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo il Gela, Cerignola o Picerno ad attenderli.